Ciao a tutti, finalmente riesco a girare un video. Questo video vi farò vedere le ultime creazioni a SUTASH che ho realizzato. Purtroppo non saranno tutte perché alcune le ho realizzate su commissione e le ho già spedite. Non sono proprio riuscita a girare il video prima. Volevo girarlo ieri, ma è venuto giù un temporale incredibile, quindi io, avendo la camera in mansarda, pioveva sul tetto, sulla finestra, e quindi c'era un rumore assurdo, per cui non sono riuscita a girare il video. Stamattina ho spedito due paia di orecchini e anche settimana scorsa ne ho spedito un altro paio, quindi purtroppo vi dovrete un po' accontentare, ma in realtà ho lasciato passare un bel po' di tempo, quindi ho le creazioni, diciamo, di maggio-giugno, per cui ne ho un po' da farvi vedere. Allora, partiamo da questi orecchini qua. Sono tutti orecchini, ovviamente, a SUTASH, a cui sono molto affezionata perché li ho realizzati apposta per me per una serata in cui indossavo una gonna rosa salmone e una maglietta bianca di pizzo. Quindi ho creato questi orecchini. Composti da due elementi. Il primo, il principale, è questo qui creato con un rettangolo di Ting Ting color peach. Le piattine che ho usato sono tre: sono quella di Beats Pearls bianca, metallicum, quindi bianca con i fili argento, poi una di Royalstone con praticamente color pesca, ma diciamo più setoso, e invece un color pesca matte di Beats Pearls. Poi ci ho abbinato un Rivoli da 12 mm, sempre peach. E poi, allora, praticamente ho fatto questa decorazione. Prima il ghirigoro solito e poi ho collegato i due elementi con queste perle da 8 mm bianche, e facendo questa decorazione qua, insomma, collegando un po' il tutto come se fosse un elemento unico, e mi piace molto. Poi qui posso applicare direttamente la monachella. Ho creato questo tipo di gancio che è con le super duo, quindi prima infilo queste due e poi queste altre, e poi collego il tutto con delle perline. Questo qui è il retro, quindi ho coperto tutto con questa alcantara. E questo è il risultato. Devo dire che mi piacciono tantissimo, anche come modello, ne voglio, insomma, voglio provare a rifarlo in altri colori perché mi piace tantissimo. Sono leggeri e sono ovviamente molto d'effetto. Poi ho fatto questi che invece purtroppo non mi convincono, o meglio, mi piacciono, ma non mi piace come li ho montati, quindi dovrò rimediare. Praticamente questi qui sono dei cabochon fatti da Arianna Jewels. No, oddio, vabbè, da Arianna che mi aveva appunto regalato, e quindi volevo fare qualcosa in stile shabby chic. In realtà, lavorandoli, come avevo visto da una foto su Instagram, vengono abbastanza grandi. Poi io però cosa volevo fare? Volevo attaccarli sempre a lobo per metterli tutti i giorni. Il problema è che attaccando il perno qui dietro, in realtà all'orecchio rimangono così quando si indossano così. Quindi pende molto, cioè non stanno dritti in questo modo, ma fanno così. E a me questa cosa non piace assolutamente. Quindi ho pensato di staccare il perno e mettere invece un gancino qui in mezzo a cui appendere la monachella, di modo che, insomma, riesca ad indossarli. Comunque mi piacciono, hanno un effetto shabby chic abbastanza riuscito, insomma. Ditemi voi cosa ne pensate. Le piattine in questo caso sono una di Filincanto, questa qui la Nosa, che sono appunto le piattine shabby chic, e invece le altre due sono di Royalstone. Poi questi qui invece mi piacciono parecchio. Sono dei cabochon di Cabochon Mania, fatti in questa maniera qui, quindi sono degli ovalini con tutti questi rilievi. Hanno una parte più sul beige tortora e l'altra parte sul verde petrolio. Io ho abbinato queste piattine
che sono una beige, una metallicum azzurrina, non so se si vede, con dei fili argento, e poi quest'altra di fili incanto che è meravigliosa, che è un color petrolio con all'interno tutti i filamenti color rame, perché appunto nel cabochon comunque, spero si veda, ma ci sono tanti riflessi e quindi volevo un po' riprenderli. Poi ho fatto il solito ghirigoro, quindi molto molto semplice, con i cipollotti 6x4 mm in questa tonalità bicolor, che poi sono gli stessi che ho utilizzato qui sotto per fare questa decorazione, diciamo. Poi qui così invece ho collegato i ghirigori semplicemente con dei cipollotti, questa volta sul beige. Non è proprio beige, comunque questo grigino tortorina, e delle Rocaille 110. Poi come li ho montati? Li ho montati in questo modo, con questo bellissimo perno che non ricordo più chi mi aveva regalato, non so se Arianna o qualcun altro, e devo dire che stanno benissimo indossati, cioè sono proprio comodi e non sono troppo grandi, però fanno veramente scena, sono comunque molto eleganti, quindi anche questo è un modello che sicuramente rifarò. Questo qui è il retro. Poi, allora, ho fatto, vediamo, sì, partiamo da questi. Ho fatto un'altra volta gli cherie, questa volta di questo blu super elettrico, proprio perché, allora, questo blu mi piace particolarmente per l'estate, anche se poi mi ritrovo a indossarlo troppo poco, e quindi ci ho abbinato le piattine denim di Beats Perles, questa qui in particolare, quella diciamo centrale. E poi invece le altre due sono una sempre di Beats Perles e quella in mezzo, che è la più sottile, è di Royalston. Quindi sono semplicissimi, solita tecnica, quindi qui così ho fatto prima il ghirigoro grande con un cipollotto 3x4 mm sempre blu acceso, e di qua invece ci ho messo una perla da 6 mm e sempre soliti cipollotti, e qui così delle Rocaille della Preziosa, tutto super tono su tono. E questi mi piacciono tantissimo. Questo qui è il retro. Sarebbe piaciuto trovare un'alcantara blu elettrica, ma al momento non ce l'ho. Anzi, se avete dei siti o comunque anche dei negozi da consigliarmi che vendono alcantara a buon prezzo di vari colori, mi raccomando, scrivetemi qui sotto perché mi interessa molto. Poi, sempre per rimanere in tema blu, vi faccio vedere questi, che in realtà sono gli ultimi che ho fatto. Allora, questi qui li ho fatti per una commissione. Una ragazza deve andare a un matrimonio e indosserà un vestito blu e giallo. Quindi mi ha chiesto degli orecchini in abbinato e io ho realizzato questi qua. Lei mi ha lasciato abbastanza libera, l'unica cosa è che appunto dovevano essere molto appariscenti, quindi comunque osare coi colori, e composti da due elementi, due cristalli. Io qui così però che cosa ho fatto? Cioè, cosa hanno di diverso dai soliti modelli che faccio io, perlomeno? Che appunto i due elementi sono uniti direttamente, quindi non ho fatto prima un modulo e poi l'altro, ma rimangono uniti dalle stesse piattine. Quindi prima in realtà io ho iniziato da questo modulino semplicissimo e ho usato quattro piattine. La prima è una Metallicum, sempre di Beats Perles, sono tutte di Beats Perles queste, credo. Sì, sono tutte di Beats Perles. Allora, questa qui è Metallicum blu con i fili argento, che comunque fa risaltare un po' di più i cristalli. Poi una denim blu, una piattina gialla e una piattina blu scura. Quindi ho creato i ghirigori, questi qua, con cipollotti 6x4 gialli, e qui così invece ci ho messo due Rocaille 110. Dopodiché invece ho tenuto queste due piattine centrali per fare quest'altro giro, quindi ho incollato la mia goccia e ho fatto qui così questo ghirigoro sempre con i cipollotti 6x4. Qui sono rientrata in questo modo. Dopodiché cosa ho fatto? Con questa piattina invece che mi avanzava ho fatto questi ghirigori e ne ho dovuta aggiungere solo un'altra dopo per fare i ghirigori questi qui. Sotto poi, cioè, ho parlato con appunto la cliente, le piacevano più in questo verso, quindi la goccina l'ho cucita in questo verso qua. Ho messo
i perni a lobo, e questo qui è il retro, che ho fatto tutto dorato perché comunque sono estivi e non avendo un blu o un giallo mi sembrava il colore più idoneo. Quindi questi qui sono gli orecchini. Devo dire che sono molto molto appariscenti, ma molto belli, cioè a me piacciono. Sono proprio, diciamo, molto rappresentativi di quello che è l'handmade, perché non credo che un paio di orecchini così si trovino facilmente nei negozi. Speriamo che la cliente rimanga soddisfatta. Poi ho realizzato invece per me, sempre per andare a un matrimonio di una mia carissima amica che saluto, che è la Chiara. E niente, praticamente io al matrimonio indossavo un paio di pantaloni di quelli larghi, a vita alta, tutti a righe, quindi erano a righe proprio di questi colori, beige chiaro, poi avevano un po' di nero, un bel po' di marrone e anche un pochino di grigio. Quindi ho scelto le piattine proprio riprendendo i colori dei pantaloni e i cristalli. I cristalli ho usato questi qui, che sono un beigeolino, ma cioè più tendente al, non so come si può dire, cioè sono un beigeolino ma chiaro, dai toni freddi, non sono come il peach o come si chiama l'altro, o questo qua per intenderci, non so come si chiama. In realtà sono diversi, qui non sembra, ma questo qui è più caldo come colore, invece questi sono più sul grigino. Quindi anche qui ho creato due moduli. Ho creato prima questo qui con la goccia, sempre cipollotti 3x4 mm e 6x4 mm. Poi ho creato questo modulino, visto che però volevo mettere la goccina, questa qua in mezzo cristallo, perché secondo me ci stava benissimo qui in mezzo, dovevo per forza farlo in questo verso qua, quindi non legare i moduli così come di solito faccio, quindi con i quattro ghirigori che si incontrano, ma in questo modo qua. Quindi per rendere più omogeneo il tutto ho voluto aggiungere delle piattine per collegare tutto quanto, quindi ho aggiunto questa qui beige e ho fatto prima questo ghirigoro grande e poi questa qui marrone, ho fatto il ghirigoro piccolino. Ho unito tutti questi tre ghirigori con questi elementi, sono un bicono, una mini duo e un cipollotto. Qui così ho fatto diciamo il cappietto per la monachella, inserendo mini duo, bicono e perline. E questo è, qui così ci ho messo un bicono da 3 mm per riempire il buchino, e questi sono gli orecchini finiti. Anche questi mi piacciono tantissimo, ovvio, cioè io li ho tenuti su tutto il giorno senza problemi, quindi sono molto più leggeri rispetto ad altri orecchini delle stesse dimensioni, però sicuramente sono impegnativi, nel senso sono molto appariscenti. Questo qui è il retro, quindi con toppa. Veniamo agli ultimi, che forse sono quelli che mi piacciono di più di tutti, per questi che li ho lasciati per ultimi, che sono queste croci. Allora, per fare queste croci io ho copiato proprio brutalmente una foto presa da Instagram. Di croci ne ho viste tante fatte su Tush, ma alcune più complicate, quindi con molti più ghirigori, altre invece più semplici. Questo qui mi sembrava il modello più semplice, perché comunque si trattava di pochi elementi e soprattutto solamente due piattine. Allora, prima di tutto ho fatto il modulino con la goccina. Questi qui sono rivoli da 12 mm, goccine 10x14, tutti di Ting Ting. Quindi per prima cosa si crea il modulino base, questo qui. Poi con delle piattine più lunghe si crea prima questo modulo senza fare questi ghirigori, no? Si cuce solamente la goccia. Qui così si inserisce questo cipollotto, ma può essere qualsiasi elemento un pochino più grande. Dopodiché si fa la curva e si incastonano i due rivoli. È abbastanza complicato, cioè è più facile fare cose tipo questo, perché comunque sono modulini semplici, cioè è più facile incastrare i componenti.
Invece qui così ci vuole un pochino di manualità, però poi l'effetto è veramente fantastico, almeno a mio avviso. Poi che cosa ho usato? Ho usato cipollotti sempre 3x4 mm e anche più piccolini, questi qui sono 3x2, e poi ho fatto appunto questo cappio in questa maniera, sempre con le Super Duo e le Rokail. E mi piace tantissimo questo modo di attaccare appunto le monachelle. Niente, poi questo qui è il retro che io ho tenuto tutto dorato scuro. Ovviamente bisogna anche in questo caso stare molto attenti, perché essendoci tutte queste curve, soprattutto qui in mezzo, se non si taglia bene poi si vede il retro appunto, e quindi non sta bene. Di queste croci ne ho fatte anche altre che però ho vendute, che quindi non ho più. Potete vedere tutti i bijou che ho venduto in un album apposito del mio account Facebook, e magari ve lo lascio qui sotto così potete andare a vedere i vari modelli che ho creato, perché insomma mi dispiace non farveli vedere. Niente, questo è tutto per il momento. Mi piace tantissimo lavorare su Tash, quindi sto continuando a farlo e a sperimentare. Spero ovviamente di migliorare ancora, però insomma, soprattutto creare dei gioielli per me, anche questi li ho indossati ad una serata importante, è la cosa che in assoluto più mi soddisfa. Poi se riesco anche ad accontentare altre persone creando apposta per loro dei bijou, sono ancora più contenta. Niente, vi saluto perché ho finito il tempo a disposizione. Per qualsiasi cosa scrivetemi qui sotto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!